Siamo qui in via Garibaldi con Unione Popolare, con Fausto Cristofari, Rifondazione Unione Popolare, e Luigi Celebre, Potere al Popolo, Unione Popolare. Come mai siete in piazza oggi 4 novembre? Beh, io credo che oggi sia abbastanza inevitabile esserci. Nel momento in cui siamo immersi in una guerra e non se ne vede la via d'uscita, è evidente che nel momento in cui si vuole festeggiare l'immane massacro che è stata la Prima Guerra Mondiale, noi non potevamo non essere presenti. E devo dire che oggi, dalle immagini che abbiamo visto, faceva una certa impressione vedere le solite cerimonie militaresche con il ministro della difesa Guido Crosetto, che annunciava che prossimamente l'Italia farà il sesto decreto per l'invio di armi per la guerra in Ucraina, fa un certo effetto nel momento in cui sappiamo che Crosetto è rappresentante diretto di coloro che producono le armi. E non per appropriarmi di frasi, diciamo, che non appartengono alla mia tradizione politica, però qualcuno ha detto che chi fa commercio di armi è un delinquente, è un criminale, e chi l'ha detto è Papa Francesco. E quindi io credo che mai come in questo caso questa frase sia da prendere in considerazione, ed è un viatico anche per la manifestazione di domani a Roma contro la guerra, e ovviamente non solo per il cessate il fuoco e l'avvio delle trattative, ma per dire stop all'invio delle armi, per dire fuori l'Italia dalla NATO, per dire basta alle sanzioni, per dire che il popolo italiano di questa guerra non ne può più. Luigi Celebre. Oggi abbiamo promosso come Unione Popolare questa giornata di mobilitazioni, infatti siamo in piazza a Torino come nel resto d'Italia per ribadire, per dimostrare l'esistenza di un'alternativa socialista ai governi della guerra e del caro vita. Infatti qui possiamo vedere tutta la continuità tra il governo Meloni e chi l'ha preceduto, infatti come Draghi alimentano una guerra che è alla base del caro vita, che fa solo gli interessi della NATO e degli Stati Uniti, e alla base del caro vita poiché è la causa dei rincari in bollette di oltre il 100% e dell'inflazione che ormai supera il 10%, che praticamente stanno pagando solo le classi popolari. Infatti un altro punto di continuità tra i due governi sono le soluzioni adottate contro il caro vita, cioè solo l'elemosina dei bonus, che è insufficiente sia rispetto ai rincari sia agli extra profitti delle grandi imprese. Per questo quello che noi chiediamo sono un stop alla guerra, all'invio di armi e alle spese militari in questo periodo di crisi, è uno stop alla speculazione, una tassazione di almeno il 90% degli extra profitti delle grandi imprese, e un maggiore controllo del pubblico su di esse, proprio perché in questo tempo di guerra, di crisi e di catastrofe ambientale c'è bisogno di una politica che faccia gli interessi della collettività e non solo del 2% della popolazione. Grazie.